Buongiorno e buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Asbrald. Siamo qui oggi con... cos'è, un vlog? Sì, dai, diciamo che è un vlog, diciamo così. No, oggi voglio solo farvi vedere un pochettino come sono combinato male. No, non è vero, cioè, lo vedete che sono combinato male, cioè... Sono con il giubbetto, sì, ho il giubbetto in casa. Siamo senza riscaldamenti. Giustamente, scherzi, una casa con i riscaldamenti nel 2018, ma ah, dai, insomma. Comunque, volevo farvi vedere un po' come registro i video di solito. Quindi adesso vi farò, tipo, non è un tutorial, è una prospettiva, ecco, vi faccio vedere un po' la mia prospettiva da videomaker, tra virgolette, cioè come io registro, monto e carico i video. Quindi direi che sì, diamo il via alla sigla. Allora, tanto per cominciare, questa è la mia postazione gaming, che è artigianale, l'ho fatta io con dei pezzi di recupero, giustamente perché non ho una scrivania. Ok, va bene. Sì, qui sto giocando un po' a FIFA, ho il computer acceso, adesso vi faccio vedere anche per cosa. Allora, joystick o joypad della 360, della Xbox One. Oh, qui è il viaggio di Hunter che me lo sto facendo io tranquillamente così da solo. Tasto home. Allora, praticamente, se andiamo a vedere se mi mette a fuoco, ok, c'è questo simbolo qua, trasmetti e acquisisci. Questa è un'applicazione che è già inclusa in Xbox One, è Mixer si chiama. Dopo che avete messo tutte le impostazioni, allora, configura una trasmissione. Praticamente adesso carica l'applicazione, ok, questo è il mio profilo, modifica titolo, io posso mettere il titolo che voglio e avvia trasmissione, adesso non lo avviamo perché sennò mi parte la registrazione. Avviando la trasmissione, praticamente io trasmetto in streaming su Mixer, che è un sito di streaming che però è affiliato a Xbox, e registro. Io poi sul mio PC, quando ho finito di registrare, sul mio PC registro la voce o la webcam con il programma per la webcam, e poi vado su mixer.com e mi scarico il mio video. Se vedete questo qua, questo qua è l'ultimo FIFA, il settimo episodio di FIFA, e l'unica cosa che lo scarica in 1080p. Il mio computer non ce la fa, e quindi io cosa faccio? Vado su YouTube i miei video, carico il video su YouTube, lo faccio elaborare e lo riscarico in 720p, perché il mio computer quello lo sopporta più o meno, e quindi poi vado a montarlo con questo programma qui, che è Lightworks. Allora, come avete visto, praticamente devo fare dei passaggi assurdi per poter registrare i video che registro, però io lo faccio volentieri perché a me piace farlo, cioè se potessi farlo con una strumentazione un po' più elaborata, nel senso che mi renda più semplice la vita, sarebbe perfetto, cioè di cosa stiamo parlando? Scheda di acquisizione, clicchi un pulsante e registra, punto. Poi computer bello potente, programma di editing di video, basta, hai fatto il lavoro. Ci vuole sempre molto tempo, dedicherei del tempo a editare meglio il video, perché adesso vedete le musiche non le posso mettere, magari qualcosa sì ma qualcosa no, perché si blocca. A volte un video di FIFA io praticamente l'ho dovuto elaborare quattro volte prima che il computer me lo accettasse, cioè accettasse, nel senso, vado a montare il video, monto tutto il video, faccio tutti i tagli, intro, outro e tutto quanto,
vado in editing, arriva a metà e si blocca il computer. Allora togli qualche musica, alla fine ho dovuto ricaricare il video, come vi ho fatto vedere, invece che 1080p in 720p. E questa è la mia storia, diciamo. E comunque vabbè, basta, era per farvi vedere un po' come, tra virgolette, lavoro. Non è ancora un lavoro questo, perché adesso YouTube ha cambiato anche la modalità di sponsorizzazione. Praticamente prima erano 10.000 views, io le ho raggiunte, le ho anche superate le 10.000 views, ho mandato in revisione il canale e adesso da febbraio cambiano le cose, quindi mi è ritornata indietro la revisione del canale e devono esserci 4.000 ore di visualizzazione e 1.000 iscritti. Assurdo, cioè io non posso guadagnare finché non divento famoso, ma se sono famoso guadagno. YouTube, ma che stai a fa'? Vabbè, comunque io vi do appuntamento a un prossimo vlog, oppure se volete guardarvi, anzi dovete guardare, no scherzo, vabbè, guardate tutte le serie che ci sono sul canale, quindi forza, mi stava cadendo il telefono, Forza Horizon 3 e FIFA 18 per adesso, poi vedremo se riuscirò a fare anche qualcos'altro. E quindi vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like, lasciate un commento, condividete il video se vi è piaciuto e seguitemi sui social che trovate in descrizione e sul primo commento. Un saluto a tutti da Asbrad.